Ciao a tutti! Non avete idea di quanto sta facendo caldo questo fuoco. Forse è un po' esagerato oggi con la legna. Comunque adesso in Sardegna siamo in quel periodo di transizione che comporta un caldo assurdo di mattina fino al pomeriggio, poi di sera non puoi neanche uscire fuori perché ti congeli. Un po' come nel deserto praticamente. Quando verrà l'estate non farò più questi racconti vicino al caminetto, ma li farò sotto le stelle. Oggi proviamo con l'esperimento di unire il video anche all'audio, sempre con racconti senza edit. E vorrei proseguire sempre con questo libro, I morti viventi, e leggervi via via tutte le storie fino alla conclusione del libro. È un po' strano per me oggi perché leggerò senza le cuffie, quindi non avrò il controllo di quello che sto dicendo, ma cercherò di fare del mio meglio. Il racconto di oggi si intitola Fioritura di Chan McConnell. Sorso di caffè. Ognuno di noi ha il suo momento, le disse Quinn. L'attimo in cui brilliamo, quell'istante in cui siamo al meglio di noi stessi. Così come ognuno di noi possiede un'aberrazione, un segreto nascosto. C'è chi la chiama perversione, anche se è una parola troppo cruda, rozza, vaga. È una perversione fare la cosa nella quale si riesce meglio, trarre piacere da quell'istante unico. Amelia annuì vagamente, osservando l'uomo più anziano attraverso il vetro del suo bicchiere di Sauvignon Blanc. Si sarebbe risposto da solo a quella domanda ottusa e ovviamente aveva già deciso che la risposta sarebbe stata no. Erano le chiacchiere che precedevano il morso. Lei era disposta a farsi scopare quella sera oppure no? Anche Amelia era sicura di avere già risposto a quella domanda nella propria mente. La cena era costata 95 dollari, senza contare il vino e la mancia. Il dessert era stato costoso, ricco di cioccolato e di calorie, elegante. C'erano stati tassì e piccoli doni. Amelia lavorava da 9 mesi nell'ufficio approvazione prestiti della Columbia Saving Banks, occupandosi della ricezione dei clienti. Uomini più vecchi di lei la invitavano spesso fuori. Quando era toccato a Quinn invitarla a cena, per la sera di un fine settimana, lei aveva consultato la scheda personale di lui, dato una scorsa alle cifre che lo riguardavano, poi aveva accettato. Tutte le ragazze dell'ufficio lo facevano. Quinn guidava una Jaguar XJS e lavorava nel settore immobiliare. La parte relativa alla cena era terminata 2 ore prima. Adesso lei era a casa sua. Quando il reddito di un uomo supera i 9 zeri, non si può parlare di violenza sessuale al primo appuntamento. Amelia soffriva di herpes, ma quella sera era inattivo. Meglio tacere al riguardo. Era una specie di compensazione. Per quanto ne sapeva, lei era sicura di non essere mai finita a letto con bisessuali o consumatori di droghe pesanti, e a voler essere sincera, il suo timore di contrarre l'AIDS era abbastanza simile alla paura vaga di finire sotto le ruote di un autobus a un incrocio. Poteva succedere, certo, ma probabilmente non sarebbe successo. Non esisteva nessun modo che permettesse ad almeno uno di loro due di infilarsi un preservativo sulla bocca, quindi il quesito era accademico, giusto?
Gli occhi grigi e acquosi di Quinn luccicavano mentre continuava a blaterare di aberrazioni e di momenti speciali. Probabilmente era stata colpa del vino. Amelia l'aveva avvertita una mezz'ora prima, una specie di nube calda e torpida nella quale aveva cominciato a galleggiare, con la possibilità di escludere la voce di Quinn pur continuando a fissare un punto dietro la sua nuca, di annuire col capo e di produrre leggeri suoni che dimostravano il suo interesse e gli facevano credere che lei lo stesse ascoltando per davvero. Aveva staccato i contatti e si sentiva magnificamente. Fece un respiro profondo, languido, tenendo sempre il viso di Quinn dietro il suo bicchiere, e soffocò una risatina che le stava crescendo dentro. Oh Dio santo, si sentiva benissimo alla deriva su una nuvola di cellule cerebrali esilarate. Nello stesso modo sarebbe riuscita a guardarlo in faccia o anche attraverso la testa quando lui le fosse saltato addosso sudato e rantolante, convinto di averla sedotta. Proprio come adesso era convinto che lei gli prestasse attenzione. Riavvolse mentalmente il nastro fino all'ultima frase che si era presa al disturbo di ricordare e partì da quella. «Anch'io ho un'aberrazione», disse. Aggiunse un radioso sorriso e giocherellò con una ciocca di capelli ramati, con aria adorabile. L'interesse di Quinn si risvegliò di colpo, fin troppo ansioso. «Sì, davvero?» Posò subito il suo bicchiere sull'immacolato ripiano sintetico del tavolo e si sporse in avanti, per invogliarla a proseguire. Amelia giocò con lui come un pesce gatto attaccato all'amo. «No, è una cosa sciocca, veramente. Guardami le gambe», ordinò mentalmente. Attraverso il tavolo trasparente lui la guardò accavallare le gambe. Il fruscio delle calze gli imporporò il viso. Il cervello di Quinn era eccitato, cominciava già ad anticipare i tempi, pregustando l'attacco. «Per favore», disse. La sua voce era talmente per bene, il suo tono talmente paterno. Iniziava a perdere il controllo e lei poteva quasi fiutarlo. Amelia conservò il sorrisetto sbarazzino e leggermente intimidito con cui sapeva benissimo dove andava a parare. «Va bene, d'accordo», si alzò. Era una 34enne dal corpo snello ed esile. Una donna che aveva lottato duramente per conservare ciò che era suo e che ora non aveva nulla da esibire come risultato dei suoi sforzi all'infuori di uno stupido lavoro da deficiente alla Columbia Saving Bank. Tanta amarezza, sotto i modi squisiti e i cosmetici. Sopra un tavolino antico accanto al camino c'era un vaso allungato con un mazzo di iris. La luce del fuoco ammorbidiva tutto il cristallo e il cromo scandinavo della stanza e danzava contro le finestre avvolgibili che si aprivano dal pavimento al soffitto del nido di Quinn al settimo piano. Lui tenne gli occhi puntati su di lei. Il fuoco danzava anche nelle sue pupille. Con gesti leziosi, Amelia addentò il delicato chiffon di una corolla di iris. Masticò, inghiottì e sorrise. Il viso di Quinn si gonfiò di piacere. I suoi occhi da vecchio si fecero più lucidi. «Lo faccio fin da quando ero bambina. Forse perché avevo visto il mio gatto, Sterling, mangiava l'erba. Mi piace il sapore. Non so, un tempo pensavo che la vita del fiore si aggiungesse alla mia». «E questa è la tua aberrazione?» «Ah». Lasciò la sedia per accorciare le distanze. Divenne evidente che l'erezione lo rendeva goffo. Gli occhi di Amelia si abbassarono per prendere nota, perplessi. Poi lei
mangiò un altro fiore. Si era premurata di dire a Queen che le piaceva avere molti fiori intorno e la sua gold card non aveva mancato di entrare in azione. L'intero attico era pieno di rose dal gambo lungo, mazzi di garofani, crisantemi, rododendri e fiori di ogni genere. La vista di Amelia che masticava i fiori per Queen era così erotica da chiudergli la gola. La voce gli si fece roca e ripeté il nome di lei. Ormai era pronto a lanciarsi. Lascia che ti mostri la mia specialità, cara Amelia. La mia aberrazione. Era già stata legata altre volte, fin qui nulla di speciale. Queen si servì di sciarpe di seta per assicurarle i polsi e le caviglie alle colonnine di mogano del letto matrimoniale. Con un lungo coltello ricurvo dal manico in ebano, le aprì il davanti del vestito. Fra le alture color vaniglia dei suoi seni, bofonchiò promesse di indumenti ben più raffinati. Le mani persero ogni sofisticata delicatezza e si fecero bramose, lacerando il collan fino alle ginocchia con gesti rapidi e brutali e annaspando per verificare se lei era bagnata almeno quanto le sue fantasie. Poi la penetrò. Amelia cominciò a sussultare, finse un orgasmo. Se la sarebbero cavata in fretta. Niente di speciale. Lui si ritirò, ancora turgido, dicendo «Non avere paura». Lei era stata sul punto di addormentarsi. Si aspettò che lui riprendesse il coltello per sfiorarle i capezzoli con la lama tagliente come un rasoio o titilarle le terminazioni nervose con qualche finta minaccia. Invece, Queen aprì uno scomparto nella testiera e ne estrasse una maschera di gomma adorna di fibbie, borchie e lucenti cerniere dorate. Poco ci mancò che lei scoppiasse a ridere. Invece finse di protestare. La maschera le avvolse la testa come un guanto robusto, troppo stretto. Era come restare con la testa bloccata in un pullover, solo che quel materiale non era affatto poroso. I suoi polmoni provarono una breve fitta di panico mentre la maschera le veniva calzata interamente, lasciandola respirare soltanto dalle fessure per il naso e la bocca. Poi Queen riprese a muoversi dentro di lei, questa volta con un ritmo più affrettato. Si interruppe solo per sigillare i buchi della maschera. La paura le sbocciò a dismisura nel petto, diventando una palla di fuoco. Riuscì ad aspirare un'ultima boccata d'aria prima che lui chiudesse la fessura per il naso e sprecò fiato, biascicando suoni incomprensibili contro il foro per la bocca già richiuso. Adesso non poteva più dirgli del suo difetto polmonare congenito, che a volte per lei respirare era una fatica vera e propria. Quando il tempo era cattivo, lei doveva fare ricorso a medicinali per respirare. Per tutta la cena non si era presentato un solo motivo per parlarne. Erano stati troppo occupati con le aberrazioni, i momenti importanti e i fiori da mangiare. Ora non avvertiva altro che una lenta esplosione nel torace e i colpi ritmati di Queen. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Incominciò a inarcarsi e a dibattersi e Queen adorò ogni istante di quella resistenza, continuando a martellare dentro di lei, nonostante la sua lubrificazione si fosse interrotta bruscamente, la frizione scomparve. Quando lui venne dentro di lei. Ansimando, Queen si diresse curvo verso il bagno. Quando ritornò, Amelia non aveva ancora cambiato posizione e lui si accorse finalmente che aveva smesso di respirare. A volte andava così, pensò. Il prezzo della vera passione, per quanto aberrante. Ma lei era ancora umida. È in posizione.
Quindi lui optò per un'altra cavalcata. Sbuffò sorpreso quando lei cominciò a contorcersi di nuovo sotto di lui. Molto meglio così, pensò, e con un "ah" di piacere si rimise a stantuffare rapidamente. Allora era soltanto svenuta, a volte succedeva anche questo. Un orgasmo poderoso le mandava in tilt per un po' di tempo. Adesso si sarebbe risvegliata con una voglia matta in corpo e avrebbe goduto fino a farsi saltare quel suo cervellino da segretaria. La mascella di Amelia si contorse in una posizione impossibile e morse il muso della maschera dall'interno, producendo uno squarcio nella gomma. Una goccia del sudore di Quinn cadde sul sangue che le macchiava i denti e si mescolò al vomito che le riempiva la gola. E prima che Quinn potesse dare un senso a ciò che credeva di vedere, Amelia gli staccò il naso con un morso. Nella breve frazione di secondo che precedette il dolore, Quinn pensò a quella notizia idiota ascoltata per caso durante un notiziario. Aggressioni cannibalistiche lungo la costa atlantica. Uno scienziato rimbecillito aveva sostenuto che i morti tornavano in vita e mangiavano la gente. Erano tutte stronzate della grande mela. Tuttavia, nella mente di Quinn passò come un lampo il pensiero che a me gli aveva staccato il naso con un morso e ora lo stava masticando e ne stava inghiottendo i frammenti. La gola gli si riempì della spuma rosea del sangue inalato, emise un suono gorgogliante cercando di tirarsi indietro, di allontanarsi da quella fottuta maniaca, ma lei stava esercitando una stretta mortale sulle sue parti basse. Allora Quinn riuscì a urlare, e lo fece, perché sentiva l'anello dei muscoli vaginali che aumentavano la loro pressione, chiudendosi intorno alle circonferenza del pene eretto. Più lui cercava di venirne fuori, più la sua erezione cresceva. Aveva sentito di uomini rimasti intrappolati dentro bottiglie nello stesso modo. Non si può comprimere un liquido. Il sangue era un liquido. La sua erezione, incrementata dal panico, era imprigionata senza vie d'uscita. Si dimenò ferocemente sul letto, mentre il sangue schizzava dalla caverna sul suo viso. Cominciò a colpire Amelia con entrambi i pugni, ma lei non poteva più sentire nulla! Quando lui sentì il muscolo mozzargli il pene come un filo di acciaio, si mise a urlare con voce roca. Nessuno dei suoi vicini ci avrebbe badato. Strani giochetti e aberrazioni erano un menù ordinario in casa Quinn. Improvvisamente libero, rotolò all'indietro. Il sangue sgorgò, rovinando la moquette e sprizzando dal suo inguine. Guardò il mozzicone della sua virilità ancora eretta svanire nel pertugio rosso fra le gambe di Amelia. Sopraffatto dalla vista di quel frammento, ingoiato dall'orifizio che glielo aveva staccato con un morso, Quinn cadde sul pavimento e continuò a urlare finché la catatonia non ebbe il sopravvento. Amelia impiegò mezz'ora per rosicchiare i suoi legami. Trascorse un'altra ora e mezza a divorare Quinn. Durante il suo pasto, la vita lasciò il corpo dell'uomo e le bizzarre radiazioni menzionate nel notiziario svolsero la loro opera aliena. Ma per allora non restava abbastanza del cadavere perché potesse alzarsi, o camminare, o divorare qualcun altro. I pezzi rimasti si contrassero sul pavimento, avvertendo le fitte di una nuova fame aliena e insaziabile. Ciò che restava del vestito di Amelia scivolò a terra. Un'andatura incerta, vacillante, rientrò nella stanza dove avevano bevuto vino bianco quando erano stati ancora vivi. Brandelli di un comportamento precedente sfilarono attraverso la materia morta del suo cervello, evaporando per l'ultima volta. Amelia cominciò a mangiare i fiori nei vasi, senza alcuna fretta ad iniziare la sua peregrinazione notturna. I fiori erano vivi,
ma morivano ogni istante che passava. La loro vita poteva diventare sua. Quando smise, tutti i mazzi erano stati spogliati. Alla fine Amelia riuscì a raggiungere la porta e uscì nel mondo alla ricerca di altri appartenenti alla sua specie neonata. Non sarebbe mai più stata così bella. Quello era il suo momento, proprio come aveva detto Quinn. Si fuse con le ombre, splendida figura nuda, dalla pelle lattea con petali di fiori che le sfuggivano dalle labbra. Ocra, malva, rosso vivo. Wow. Sto sudando molto, non per l'impeto con cui stavo leggendo, ma per il fuoco che mi sta quasi ustionando una mezza chiappa. Io spero che la storia vi sia piaciuta, a me è piaciuta tantissimo e si sposa bene anche con il libro dei morti viventi di George Romero. Il libro dei morti, si intitola anche quello il libro dei morti viventi, cioè sto leggendo due libri che si chiamano il libro dei morti viventi. No, bugia, si chiama I morti viventi e basta. Lasciatemi un commento sulla storia, sul tipo di format, avete preferito il video, preferivate solo l'audio, non ve ne frega niente, fatemi sapere. Noi ci vediamo al prossimo episodio di No Edit. Ciao!